Cyber in greco vuol dire governare, quindi l'uomo deve essere governato oppure è l'uomo che deve governare i sistemi tecnologici? Guardi, ogni grande innovazione tecnologica ha posto questo problema. È chiaro che l'uomo che deve governare deve essere capace di farlo, insomma. Io una macchina potente non la metto in mano a un ragazzino che non sa guidare, no? Come succede? Se la metto in mano uno che sa guidare, quella macchina raggiunge determinati obiettivi. Quindi bisogna avere una pedagogia del digitale e insegnare a usarlo. Il titolo del meeting di quest'anno è Una passione per l'uomo. Come vede il futuro dopo la pandemia? La guerra è al momento in corso e in Italia c'è la campagna elettorale. Vabbè, la campagna elettorale è un momento di conflitto sempre e dappertutto, quindi è una parentesi. L'importante è che resti una parentesi, che diciamo che dal 26 settembre le cose cambino e si cominci a ragionare per l'interesse generale, per il bene comune.